Buongiorno bambini, oggi dopo la nostra uscita didattica parliamo della pianura. È uno dei paesaggi che andremo a studiare quest'anno, insieme a quello montano, carsico, di pianura, costiere e collinare. Cascina Baracca è stata una fantastica avventura, piena di laboratori e attività. Durante la visita abbiamo potuto osservare animali da cortile, mucche, vitelli e piante. Ma che cos'è la pianura? Non è altro che un'estensione di terra priva di qualsiasi tipo di rilievo. Sulle carte geografiche la pianura ha un colore che la contraddistingue, il verde, ed è facilmente riconoscibile. La pianura è molto ricca d'acqua. E quest'acqua si può trovare sotto forma di fiumi, stagni e canali. La pianura è ricca di animali. Tra quelli selvatici troviamo la cicogna, la volpe e il tasso. Gli animali tipici dell'allevamento invece sono le mucche, i conigli e le oche. La flora selvatica è molto vasta, ma noi ci ricorderemo soprattutto della mazza sorda. Le piante coltivate dall'uomo invece sono il riso, il mais e la soia. La pianura però non comprende solo flora e fauna, ma anche molte fabbriche e tantissime abitazioni. Finora abbiamo visto tantissimi elementi di questo paesaggio, ma proviamo a documentarci in maniera più specifica. Esistono molti elementi che compongono il paesaggio. Alcuni sono detti naturali, altri artificiali. Artificiali, cioè prodotti dall'uomo. Possiamo riconoscere ponti, costruzioni, strade e canali di irrigazione. Gli elementi naturali, invece, sono composti dalla fauna, con le sue tantissime specie, e dalla flora, con le sue tantissime varietà. La pianura, quindi, è il territorio in cui viviamo e di cui potremo ancora scoprire innumerevoli curiosità. Beh ragazzi, grazie per l'ascolto, alla prossima!